Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giugherina in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci finalmente qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi vi ho più o meno spiegato che cosa dovremmo fare per riuscire ad ottenere il good ending in questo gioco, per cui dovremmo seguire le route di tutte e tre le ragazze stoppando ogni volta la partita al giorno del festival e ricominciando poi da capo appunto con una nuova ragazza. Bisognava prima di tutto ragazzi incominciare con Sayori, e vi ho detto che io sono contenta di questa cosa perché in questo modo riusciremo comunque a scoprire anche tutti i momenti con Sayori, ad esempio con Natsuki, che ovviamente nella prima partita non abbiamo potuto scoprire perché ero dedicata solo ed unicamente a Yuri. Per quell'altra volta eravamo arrivati qui, avevamo fatto leggere la nostra poesia a Sayori e lei ne era rimasta assolutamente entusiasta, per cui direi di seguire ragazzi l'ordine che dovremo seguire per fare il good end, per cui questa volta la farò leggere a Natsuki, che molto probabilmente non ne sarà tanto contenta. Beh, è quello che mi aspettavo da uno come te, sei un po' troppo schietta. Beh, scusami tanto, non ho mica detto che è pessima, è solo che non mi ha suscitato nessuna emozione, immaginavo. Quindi in poche parole non è abbastanza carina per i tuoi gusti? Vuoi uno schiaffo? E addirittura che arriviamo pure alle mani? Oh, un pochettino, eh? Passo volentieri. Oh. Beh, credo che ora dovrei mostrarti la mia, anche se so già che non ti piacerà. Perfetto, come sempre ragazzi le aquile possono volare, questa la conosciamo benissimo, per cui andiamo avanti. Visto? Te l'avevo detto che non ti sarebbe piaciuta. Mi piace. Che? Non mentire. Non sto mentendo, perché sei convinta che non mi possa piacere? Beh, perché sì, a scuola tutti pensano che per scrivere delle poesie sia necessario essere raffinati, quindi la gente non prende sul serio ciò che scrivo. Ma non è proprio quello il punto di scrivere una poesia, essere liberi di esprimere se stessi? Lo stile non compromette il significato. Sì, esatto, mi piace quando è facile da leggere, ma d'impatto. Come questa poesia, vedere quelli intorno a te che fanno cose strabilianti può essere davvero scoraggiante, perciò ho voluto scrivere qualcosa a riguardo. Sì, capisco. Uno dei vantaggi di scrivere in modo semplice è che si dà un peso maggiore ai giochi di parole. Ad esempio, la mia poesia fa credere al lettore che si concluderà con una rima, cosa che invece non succede. Questo effetto aiuta a far risaltare le mie emozioni. Capisco. Come se mi importasse di tutto ciò. Credo che sia più profonda di quanto pensassi. E questo che significa essere esperti? Sono contenta che tu abbia imparato qualcosa. Non te lo saresti mai aspettato dalla più giovane, eh? Beh, direi di no. Ho deciso di darle corda con l'ultimo commento. In verità non do molto peso all'età, ma se Natsuki si sente orgogliosa mi dispiacerebbe contraddirla. Perfetto. Seguiamo con Yuri, che in questo caso sicuramente non apprezzerà la poesia. A proposito ragazzi, l'altra volta vi avevo detto che magari da questo episodio in avanti avrei potuto cominciare ad andare più veloce, nel senso che avrei potuto cominciare a saltare appunto dei testi per far sì che la cosa fosse più rapida. Però giustamente le cose ragazzi in questo gioco cambiano a seconda delle varie situazioni, dei vari modi in cui si evolvono le cose, per cui penso di non poter saltare i dialoghi ragazzi, perché potremmo leggere magari e trovarci di fronte a cose nuove, quindi cose diverse da quelle che abbiamo già riscontrato nella mia prima partita sulla serie, per cui diciamo che sono costretta tra virgolette a dover leggere tutto. Per cui facciamo leggere la nostra poesia a Yuri. Yuri fissa la poesia, passa un minuto, molto più tempo di quanto le serva per finire di leggere. Scusa, mi sono dimenticata di iniziare a parlare. Tranquilla, non devi sforzarti. Non mi sto sforzando, devo soltanto convertire i miei pensieri in parole. Un attimo solo. Ok, è la prima volta che scrivi una poesia, giusto? Sì, perché me lo chiedi? Per sicurezza, ho iniziato a sospettarlo dopo averla letta. Ah, quindi fa schifo? No,
Ho appena alzato la voce? Oh, scusami. Yuri si copre la faccia con le mani. Ormai sono passati svariati minuti e la conversazione non sta affatto decollando. Forse Yuri ha bisogno di un po' più di tempo per sentirsi a suo agio con persone nuove. Tranquilla, non ci ho fatto caso. Che stavi dicendo? Ecco, di solito gli scrittori in erba tendono a scrivere in un certo modo ed essendoci passata anch'io, diciamo che ho imparato a notare questi elementi. Ciò che noto più spesso negli scrittori neofiti è che cercano di mettere in evidenza il loro stile. In altre parole, pensano allo stile e al contenuto come due entità separate e poi tentano di unirli. E così finiscono solo per impoverire sia lo stile che l'espressività. Una volta che Yuri trova il filo del discorso è quasi come se diventasse un'altra persona. Non balbetta più e ha tutta l'aria di un'esperta. Naturalmente, non è una colpa. Esistono una miriade di stili e tecniche anche solo per scrivere una semplice poesia. Probabilmente la parte più difficile non è trovarli e svilupparli, bensì fare in modo che funzionino bene insieme. Magari ci vorrà del tempo, ma facendo pratica, imparando degli esempi e provando cose nuove ci riuscirai. Spero che anche le altre ti diano delle opinioni utili, anche se Natsuki potrebbe essere un po' prevenuta al riguardo. Prevenuta? In che senso? Lasciamo perdere. Non dovrei parlare degli altri in questo modo. Scusa. Tranquilla. No, magari potresti tranquillamente dire che una è una stronza schifosa e lui ti direbbe comunque «Ma no, tranquilla, non riesco a capire se Yuri stia chiedendo scusa a se stessa, o a me o a Natsuki. Ti dispiace se leggo la tua poesia?» «Certo che no, ne sarei felice. Mi piacerebbe parlarti di tutti i ragionamenti che ci sono dietro». Yuri sorride con aria sognante, come se per lei fosse un'opportunità rara, il che è abbastanza buffo. In fin dei conti questo non dovrebbe essere un club di letteratura? Ok ragazzi, questa è la solita, spettro sotto la luce, la conosciamo già. Mi dispiace, so che è una brutta grafia. Cosa? Non l'ho neppure pensato. Ma ci hai impiegato così tanto a leggerla. Ah, beh, è che non leggo spesso, sai, a dire il vero trovo che tu abbia una bella scrittura. Le chiamo Ani! Eh? Che sollievo! E la tua poesia mi piace, anche se è breve e molto descrittiva. Non è troppo breve, di solito ne scrivo di più lunghe. No, va bene così. Sono contenta che ti piaccia. Sarò onesta, dato che è la prima volta che ci scambiamo poesie, volevo scrivere qualcosa che fosse un po' più leggero. Qualcosa che fosse facile da comprendere, direi. Ti piacciono gli spettri, Yuri? In realtà la storia non riguarda affatto uno spettro, giocherina. Davvero? Temo di non aver capito allora. Beh, in fin dei conti l'hai letta solo di sfuggita. Ricorda però che spesso i poeti esprimono i propri pensieri, sentimenti ed esperienze attraverso le loro opere. Di solito non si limitano a raccontare una storia o dipingere un quadro. Magari in questo caso la protagonista viene solo paragonata simbolicamente a uno spettro, attaccata a quello che rimane della sua zona di comfort, incapace di lasciarsi il passato alle spalle. E sul punto di perdere ogni cosa. Raccontata così è molto più d'impatto. Non ci avevo nemmeno pensato. Impressionante! Non è nulla, sul serio. Però sono felice di sapere che la pensi così. Tieni a mente che non ci vorrà molto prima che anche tu ci prenda la mano. Già, forse hai ragione. Immagino che debba solo continuare a provare. Conto su di te. Benissimo, non ci resta ragazzi che farla leggere a Monica, Monica, Monica. Ciao giocherina, allora, ti stai divertendo? Ah, sì. Bene, sono lieta di sentirtelo dire. Comunque, dato che sei nuovo, se mai avessi qualche suggerimento per il club, come per esempio nuove attività o cose da migliorare, sono tutto orecchi. Non aver paura di dire la tua, d'accordo? Va bene, lo terrò a mente. Certo che ho paura di dire la mia, io ho paura di te dall'inizio, sin dall'inizio, sin da quando ti ho conosciuta, sin da quando hai fatto quel sorrisetto malefico, da allora che ho paura di te, da allora! Preferisco di gran lunga secondare gli altri finché non mi trovo a mio agio. Comunque, vuoi farmi leggere la tua poesia? È un po' imbarazzante, ma credo di non avere altra scelta. Tranquillo, giocherina. Oggi siamo tutti un po' imbarazzati. Ma è quel tipo di barriera che presto impareremo a superare. Già, è vero. Porgo la mia poesia a Monica. Mi piace. Ho l'impressione che a Sayori potrebbe piacere. Tu dici? Tu e Sayori siete ottimi amici, giusto? Non mi sorprenderebbe sapere che avete questo genere di cose in comune. Ah, beh.
Potremmo anche essere buoni amici, ma in realtà siamo molto diversi. Beh, potrebbe essere vero, ma potreste avere anche delle similitudini inaspettate. Dal modo in cui parla di te si intuisce che vi prendete cura l'uno dell'altra. Anche se lo dimostrate in modi diversi, finite per essere più simili di quanto possiate immaginare. Questo è il tipo di vibrazioni che mi trasmette la tua poesia. Non è che stai leggendo troppo tra le righe? Può essere. Oh cielo, sembro Yuri. Ad ogni modo, lo stile di Sayori ha un tocco delicato. È evidente che le piace esplorare varie emozioni, come la felicità e la tristezza. Chi avrebbe mai immaginato che una ragazza allegra come lei potessero piacere anche le cose tristi? Tu sai già di che cosa stai parlando e nonostante tutto ci stai giocando sopra. È anche per questo motivo che ti odio. Già, è davvero una sorpresa. Beh, a ciascuno il suo, e anche tu non devi aver paura di sperimentare un po' di più. Sono sicuro che finirò col provare tantissimi stili diversi, potrebbe volerci un po' prima che ci prenda la mano. Non c'è nulla di male, mi piacerebbe vederti sbizzarrire provando cose nuove. È il modo migliore per trovare lo stile che più ti si addice. Le altre potrebbero essere un po' di parte verso i loro stili, io però ti aiuterò a trovare quello che fa per te. Quindi non sentirti forzato a scrivere come vogliono le altre e già lì, bang, sbang bang. Non devi mica far colpo su di loro. Devi far colpo su di me. Ad ogni modo, ti va di leggere la mia poesia? Tranquillo, non sono molto brava. Sembri piuttosto sicura di te per una che dice di non essere molto brava. Beh, è perché devo sembrare sicura di me, anche se non vuol dire che lo sia sempre. Capisco. Va bene, vediamo un po'. Ok ragazzi, come sempre la solita poesia, buco nel muro, bla bla bla. Stavo guardando fuori, ovviamente ragazzi qua già c'erano dei primi indizi riguardo il fatto che lei alla fine avrebbe sfondato la quarta parete. Allora, cosa ne pensi? Vedo che hai usato un verso libero, se è così che si chiama. Scusa, non sono proprio la persona migliore a cui chiedere dei pareri. Ah, non preoccuparti. Già, questo stile è piuttosto in voga oggigiorno. Il fatto è che molte poesie mettono l'enfasi sul ritmo tra le parole e i versi. Se recitate ad alta voce possono essere di grande impatto. Qual è stata la tua fonte di ispirazione? Ah, beh, come dire... Diciamo che di recente ho avuto una sorta di illuminazione, eccola, il che ha un po' influenzato le mie poesie. Un'illuminazione? Sì, qualcosa del genere. Mi sento un po' a disagio a parlare di cose serie perché mi sembra quasi di voler forzare il mio interlocutore. Magari potremo parlarne quando saremo tutti più uniti. Ad ogni modo, ecco il consiglio del giorno di Monica. Questo era il mio consiglio di oggi, grazie per l'attenzione. Perfetto, e con lei dovrei aver finito. Mi guardo intorno, è stato un po' più stressante di quanto avevo previsto. È come se mi stessero tutte giudicando per le mie mediocre abilità di scrittura. Anche se stanno solo cercando di essere gentili, non c'è modo che le mie poesie siano paragonabili alle loro. È un club di letteratura, dopo tutto. Sospiro. Credo che questo sia ciò in cui mi sono cacciato da solo. Dall'altra parte della stanza Sayori e Monica chiacchierano allegramente. I miei occhi si posano su Yuri e Natsuki. Si scambiano cautamente dei fogli condividendo l'una con l'altra le loro poesie. Nel mentre che leggono osservo cambiare le loro espressioni. Natsuki aggrotta le sopracciglia per la frustrazione. Allo stesso tempo Yuri accende un mesto sorriso. Ma che roba è questo linguaggio? Eh? Hai detto qualcosa? Oh, non è niente. Natsuki in modo sprezzante le restituisce la poesia con una mano sola. Suppongo si possa dire che sia elaborata. Ah, grazie. La tua è... carina. Carina? Ti è sfuggito del tutto il simbolismo o che cosa? Parla chiaramente del sentimento di arrendevolezza. In che modo ciò potrebbe mai essere definito carino? Lo so, intendevo dire... il linguaggio, credo. Stavo cercando di dire qualcosa di positivo. Eh? Vuoi dire che hai bisogno di impegnarti così tanto per pensare a qualcosa di bello da dirmi? Ti ringrazio, ma non mi è sembrato affatto un complimento. Avrei un paio di suggerimenti. Se fossi in cerca di suggerimenti, avrei chiesto a qualcuno a cui è piaciuta veramente. E qualcuno c'è in caso non te ne fossi accorta. A Sayori è piaciuto, e anche a Giocherina. Di conseguenza sarei io quella che dovrebbe darti qualche suggerimento. Prima di tutto, perdonami. Apprezzo l'offerta, ma ho passato molto tempo a elaborare un mio stile di scrittura. Non ho intenzione di cambiarlo nel breve periodo, a meno che non mi imbatta in qualcosa che mi ispiri, ovviamente. Cosa che non è ancora avvenuta. E sappi che Giocherina ha apprezzato anche la mia di poesia. Mi ha persino detto che ne è rimasto colpito. Natsuki scatta improvvisamente in piedi. Oh,
Non pensavo che tu fossi così impegnata a far colpo sul nostro nuovo membro, Yuri. Eh? Non era quello che... Sei soltanto... Yuri si alza a sua volta. Forse sei soltanto invidiosa del fatto che Giocherina preferisca i miei consigli ai tuoi. Come no? E come fai a sapere che non hai apprezzato di più i miei consigli? Sei presuntuosa a tal punto? Io... No! Se davvero fossi presuntuosa, mi darei da fare apposta per rendere esageratamente carino ogni cosa che faccio. Va tutto bene? Bene, sai cosa? Non sono io quella a cui le tette sono magicamente cresciute di una taglia non appena Giocherina è entrato nel club. Natsuki! Natsuki, forse stai un po'... Non ti imbischiare! Non voglio che litighiate, ragazze! All'improvviso entrambe si girano verso di me, come se avessero appena notato che ero lì. Giocherina! Sta solo provando a mettermi in cattiva luce. Non è vero! Ha cominciato lei! Se solo potesse smetterla di pensare a se stessa e apprezzare il fatto che il linguaggio semplice è quello più efficace, allora tutto questo non sarebbe mai successo. Che senso ha rendere le tue poesie così contorte senza un motivo? Il messaggio dovrebbe essere immediatamente chiaro al lettore e non lo si deve costringere a capire tutto da solo. Aiutami a spiegarglielo, Giocherina. Aspetta! C'è una ragione perché abbiamo così tante parole profonde ed espressive nella nostra lingua. È l'unico modo per trasmettere sentimenti e significati complessi nel modo più efficace. Evitare di usarli non significa solo porre limiti inutili alla propria espressività. È anche uno spreco. Lo capisci, vero, Giocherina? Allora? Come ho fatto a lasciarmi trascinare in questa situazione? Non che ne capisca granché di scrittura, ma chiunque sia la persona che deciderò di appoggiare probabilmente mi stimerà maggiormente per questo. Aiutami, Sayori! Ovviamente, ragazzi, dobbiamo richiedere il suo aiuto e quindi non scegliere fra le altre due ragazze. Natsuki mi fissa facendomi perdere il filo del discorso, per cui mi rivolgo a Yuri. Yuri, ma l'espressione di Yuri è così indifesa che non riesco a dirle niente. Sayori! Eh? Sì, tutti questi litigi mettono Sayori a disagio. Come fate a litigare sapendo che fate sentire così una vostra amica? Giocherina, beh, questo è un suo problema, non sono cose che la riguardano. Sono d'accordo. È ingiusto che gli altri si intromettano con i loro sentimenti nel nostro conflitto. Certo, a meno che Sayori non voglia dire a Yuri quanto sia una cretina piena di sé. Lei non lo farebbe mai. È la tua immaturità che l'ha resa triste in primo luogo. Come, scusa? Ma ti senti? Questo è esattamente il motivo per cui non mi piaci a... Basta! Natsuki, Yuri, voi siete mie amiche. Io voglio solo che tutti vadano d'accordo e siano felici. Le mie amiche sono persone meravigliose ed è per le loro differenze che le adoro. Le poesie di Natsuki sono fantastiche perché danno tante emozioni con così poche parole. E anche quelle di Yuri lo sono perché creano delle bellissime immagini nella tua testa. Avete tutti un sacco di talento. Quindi perché litigate? Perché, beh... E poi, Natsuki è carina e non c'è niente di male in questo. E le tette di Yuri sono come sono sempre state, grandi e belle. Sayori è ferma in posa trionfante. Monica la guarda con un'espressione stranita. Io preparerò del tè. Yuri corre via. Natsuki si siede con un'espressione vuota sul volto, fissando il nulla. Quindi è per questo che Sayori è la vicepresidentessa, sussurra Monica. Lei annuisce. Ad essere onesti, sarà anche brava come leader organizzatrice, ma non posso dire di essere altrettanto con le persone. Non sono neanche stata capace di intervenire. Come presidentessa è piuttosto imbarazzante da parte mia. Ah, ma no, non è che io possa rimproverarti, neanche io sono riuscito a dire alcunché. Beh, credo significhi semplicemente che Sayori è fenomenale a suo modo, no? Puoi dirlo forte. Avrà anche la testa fra le nuvole, ma a volte è stranamente sospetto che sappia esattamente quello che sta facendo. Capisco. Prenditi cura di lei, ok? Certo. Io lo farò. Io lo farei. Se non intervenissi tu a un certo punto. Acida schizzata figlia di puttana. Non sopporterei. Guarda, ti prenderei la faccia. A schiaffi e poi a pugni. Che stronza, raga. Cioè, c'ha pure il coraggio di dire non sopporterei di vederla stare male. Siamo in due. Conta pure su di me. Monica mi sorride dolcemente facendomi attorcigliare lo stomaco. Una persona così spontanea è davvero adatta a fare da presidentessa, a prescindere da ciò che dice. Se solo potessi avere la possibilità di parlarle un po' di più.
Ok ragazzi, è ora di andare. Come vi siete sentiti quando vi siete scambiati le poesie? È stato molto divertente. Beh, direi che ne è valsa la pena. Non è stato male, dettagli a parte. Giocherina, e tu? Sì, direi lo stesso. È stato bello parlarne con tutte voi. Fantastico! In tal caso faremo la stessa cosa domani e forse, visto ciò che avete imparato oggi dai vostri amici, riuscirete a scrivere delle poesie ancora più belle. Penso tra me e me. Ho imparato qualcosa in più sui tipi di poesia che piacciono a ciascuna ragazza. Significa che con un po' di fortuna potrei riuscire più facilmente a fare colpo su una di loro. Annuisco tra me e me con ritrovata determinazione. Giocherina, pronto per tornare a casa? Certo, andiamo. Sayori mi sorride. È passata veramente una vita dall'ultima volta in cui io e Sayori abbiamo passato così tanto tempo insieme. Certo, non posso dire che non mi sto divertendo. Sayori, riguardo a ciò che è successo prima. Eh? Che intendi? Sai, tra Yuri e Natsuki succedono spesso cose del genere. No, no, no! In realtà è la prima volta che le ho viste litigare in quel modo. Ti assicuro che sono delle persone meravigliose. Non le odi, vero? No che non le odio, volevo solo la tua opinione, tutto qui. Comprendo il motivo per cui siano tue buone amiche. Uff, sai giocherina, è bello che riesca a passare del tempo con te nel club. Ma vederti andare d'accordo con tutte è ciò che mi rende più felice. Non è vero e tu lo sai. Non è vero e tu lo sai. E penso che anche le altre si trovino bene con te. Ma che dici? D'ora in poi ci sarà da divertirsi. Sembra che Sayori ancora non abbia capito la situazione in cui mi trovo. Certo, essere amici con tutti è bello, ma dobbiamo davvero fermarci a questo? Non ci resta che vedere cosa ci riserverà il futuro, Sayori. Do una pacca sulla spalla a Sayori. Più che con lei, stavo parlando con me stesso, ma a volte è facile usare Sayori a modo di monologo interiore. Ok, già, facciamolo. Ok. E il primo giorno è andato. Per cui, ovviamente, adesso, ragazzi, mi aiuterò con l'elenco delle parole di Sayori per far sì che le indovini tutte quante 20 e quindi far sì che comunque il risultato sia ovviamente ottimale. Per cui, la parola lacrime, di sicuro. Dopodiché, festività. La parola preghiera anche. Piangere, purtroppo. Felicità. Ho fatto la barba. Ballare, esultare, solitudine, purtroppo, promessa, dolore, la parola lucciola anche, ridere, pigrizia, purtroppo ragazzi, natura, tranquillo, tristezza, sfortuna, arcobaleno. Ancora ragazzi, la parola calzini è sempre lì presente che ci ricorda che c'è. Ricordi. E infine, non meno importante, insieme. Perfetto. Siamo riusciti a comporre alla perfezione Periori anche questa seconda poesia. L'altro giorno è trascorso ed è già arrivato il momento di una nuova riunione del club. Rispetto ai giorni scorsi ora mi sento un po' più a mio agio. Entro nell'aula del club e mi accoglie la solita scena. Ciao giocherina, ciao Sayori, sembri di buon umore oggi. È solo che non sono ancora abituata ad averti nel club. Capisco, certo che ci vuole davvero poco a metterti di buon umore, eh. In fin dei conti sono sempre le cose semplici a essere le più efficaci con te. A proposito, ho un po' di fame, mi accompagni a prendere una merendina? No, grazie. Eh? Questo non è assolutamente da te, ho i miei motivi. Perché non diamo un'occhiata al tuo portamonete, Sayori? Eh? Perché questa richiesta così all'improvviso? Nessun motivo in particolare, volevo solo dare un'occhiata. Sayori prende nervosamente il suo portamonete, armeggia con la chiusura e lo apre. Successivamente lo capovolge lasciando che il contenuto si riversi sul banco. Cadono soltanto due piccole monete. Lo sapevo, riesco a leggerti nel pensiero, Sayori. Non è giusto, come facevi a saperlo? È semplice, se avessi avuto abbastanza soldi avresti comprato uno snack prima di venire in classe. Quindi o non avevi fame e volevi solo una scusa per fare un giro, o hai semplicemente finto di dimenticarti di aver speso tutti i tuoi soldi in modo che te ne prestassi un po' io. In più, c'è un'altra cosa da prendere in considerazione. Tu hai sempre fame e questo ci lascia un'unica opzione.
Ah, oh, mi arrendo. Non farmi sentire in colpa. Se ti senti in colpa vuol dire che meriti di sentirti così. Non dire queste cose perché ti torco il collo. Io inizio a ridacchiare all'improvviso. Ah, picciona, insomma. Non mi ero accorto che ci stesse ascoltando. La sua faccia è immersa in un libro, come sempre. Ah, non stavo di certo rigliando. No, ti metto due tappi per le orecchie. Solo che questo passaggio del libro... Yuri, di a Giochirina di prestarmi dei soldi. Non provare a coinvolgermi, Sayori. Inoltre, dovresti comprare solo ciò che ti puoi permettere. E in tutta onestà, dopo un espediente malizioso come quello, la tua sofferenza è una conseguenza più che giusta. Io vi ammazzo a tutti! Tutti quanti, eh? Ah, ma cosa sto? Non volevo dire quello, ero troppo presa dal mio libro. Mi piace quando dici quello che pensi, Yuri. Non succede molto spesso, ma è un tuo lato divertente. È impossibile che tu possa pensare una cosa del genere. Però hai ragione, ho fatto qualcosa di brutto e ora devo accettarne le conseguenze. Conferenze era voluto, ok, mi ero dimenticata, conseguenze. Ecco quello. Comunque, non me lo aspettavo da te, Sayori. Immagino ci sia un piccolo diavolo dentro ognuno di noi, non è vero? Dentro di te di sicuro, guarda, c'è sta tutta la sacra famiglia de Belzebù dentro di te, guarda, sicuro. Non lasciarti ingannare da lei. Sayori sa esattamente cosa sta facendo. Dopotutto vi ha detto che mi avrebbe portato nel club prima ancora di avvisarmi. Ma non saresti venuto se non fossi stato per i cupcake, quindi ho dovuto convincere Natsuki a prepararli. Su, via, abbi un po' più di fiducia in me, Sayori. Oh... Yeah! All'improvviso un oggetto colpisce in faccia Sayori e rotola sul banco. Aia, ma cos'era? Un dolcetto! Era effettivamente un gigantesco dolcetto avvolto nella plastica. Sayori si guarda intorno. È un miracolo! È perché ho espiato le mie polpe! Colpe. Dai, stavolta ci è andata vicina. Stavo giusto per dartelo, ma poi ho sentito che gli stavi spifferando quella cosa dei cupcake e decisamente valsa la pena vedere la tua reazione, però. Natsuki, è così gentile da parte tua, sono davvero felice. Sayori abbraccia il dolcetto. Su, dacci un taglio e mangialo. Sayori apre rapidamente l'incarto e dà un gran morso. Proprio buono! Sayori si porta di colpo le mani alla bocca. Mi sono morsa la lingua. Questo dolcetto te ne sto facendo passare di tutti i colori. Natsuki morde il suo dolcetto. Ah, anche il tuo sembra davvero buono, Natsuki. Posso provarlo? Ma che cavolo! Accontentati di quello che passa il convento. Ma il tuo è il cioccolato. Già, e secondo te perché ti ho dato quell'altro? D'accordo, sono comunque contenta che tu me l'abbia dato. Sayori si alza dalla sedia e va ad abbracciare Natsuki da dietro. Ah, maledizione, va bene. Con il dolcetto ancora in mano, Natsuki si allunga per scrollarsi di dosso Sayori. Gnam! Sayori si china all'improvviso e morde il dolcetto di Natsuki. Ehi, l'hai fatto sul serio? Con la bocca piena Sayori si allontana di corsa mettendosi in salvo. Anche io e Yuri ridiamo. Dannazione, a volte ti comporti davvero come una bambina. Monica, puoi dire a Sayori... Natsuki si guarda intorno, Monica non è nell'aula. Oh, ma dov'è Monica? Bella domanda, qualcuno di voi sa se ha detto che oggi avrebbe fatto tardi? Io non so nulla, nemmeno io. È piuttosto strano. Spero stia bene. Certo che sta bene. Probabilmente oggi aveva delle faccende da sbrigare. È una ragazza abbastanza popolare dopo tutto. Non penserei mica che lei abbia un... Ah, non mi sorprenderebbe. Si può dire che sia più attraente di tutte noi messe assieme. È vero. Prego. Tutto a un tratto la porta si spalanca. Chiedo scusa, mi dispiace tantissimo. Ah, eccoti. Non era mia intenzione fare tardi, spero non vi siate preoccupati per me. Alla fine Monica ha preferito il club al suo ragazzo. È una grandissima forza di volontà. Ragazzo, ma di che stai parlando? Monica mi rivolge un'occhiata interrogativa. Ah, non importa, cos'è che ti stava trattenendo comunque? Ah, beh, oggi avevo un'ora libera al termine delle lezioni. In tutta onestà ho perso la connessione del tempo. Ah, questo non ha senso, avresti sentito la campanella almeno. A quanto pare non l'ho sentita, visto che mi stavo esercitando al pianoforte. Pianoforte? Non avevo idea che suonassi anche uno strumento, Monica. Ah, veramente no, ho iniziato di recente, mettiamola così. Ho sempre voluto imparare a suonare il piano. È fantastico, dovresti suonare qualcosa per noi, Monica. Ecco, io... Monica mi guarda. Magari lo farò una volta che sarò migliorata un pochino. Evviva! Sembra una figata. Anch'io non vedo l'ora. Davvero? Se è così, non ti deluderò, Giocherina. Monica sorride dolcemente.
Non volevo metterti pressione, sia chiaro. Ah, non preoccuparti, ho fatto un mucchio di pratica negli ultimi tempi e mi piacerebbe davvero avere la possibilità di farvi ascoltare qualcosa una volta che sarò pronta. Capisco. Buona fortuna allora. Grazie, quindi non mi sono persa niente, giusto? No, nulla di che. Scelgo di non menzionare la marachella di Sayori. Sono sicuro che Natsuki finirà per lamentarsi con lei comunque. A quanto pare ci siamo già messi comodi tutti. Sayori in qualche modo ha finito di mangiare il suo dolcetto. Yuri è tornata a leggere il suo libro mentre Natsuki è scomparsa nel ripostiglio. Perfetto. Giochirina, giochirina! Sayori mi si avvicina all'improvviso. Vado a prendere un po' di materiali in un'altra aula. Vuoi venire con me? Ok ragazzi, finalmente era ora. Sta succedendo qualcosa di diverso. Questa volta succede con Sayori. Materiali? Per cosa? Beh, sai che sta per arrivare il festival, no? Io e Monica prepareremo dei poster e altre cose. Quindi avrò bisogno di pastelli, evidenziatori e stick di colla. Ah, capisco. Va bene, vengo con te. Evviva! Ok Monica, torniamo subito. Ah, stai andando con Giocherina a prendere il materiale? Tranquilla, non devi prenderti il disturbo, andrò io con lui. Che stronza schifosa viscida, serpe! Ma io volevo andarci, è così divertente esplorare le aule vuote. Ok, ok, era solo un suggerimento. Rode, eh? Come rode? Quanto rode, Monica, quanto rode? Vedi se riesci a trovare anche della carta per i poster, ok? Ok, sei pronto, Giocherina? Sì, andiamo. Finalmente, vai. Io e Sayori usciamo dall'aula del club. Seguo Sayori mentre saltella e canticchia per il corridoio. Ma che diamine, sembra quasi che stia accompagnando una bambina al centro commerciale. Sayori a volte riesce a divertirsi anche con le cose più semplici. Dimmi un po', Sayori, cos'è che dovremmo fare per il festival di preciso? Non sono sicuro se sia possibile rendere letteratura un evento. Io e Monica abbiamo già pianificato tutto, non preoccuparti. Sul serio? Sì, faremo uno spettacolo di poesia. Uno spettacolo? Di che tipo? Beh, ognuno di noi andrà sul palco e reciterà la sua poesia preferita. Questa è un'anticipazione, perché la volta scorsa, ragazzi, ce lo diceva Monica a fine giornata, se non sbaglio. Ah, sembra una cosa un po' noiosa. Giocherina, il tuo punto di vista è completamente sbagliato. Non si tratta solo di leggere poesie, ma conta anche il modo in cui le interpreti. Immagina di pronunciare i versi della poesia in questo modo. Tra i miei piedi, l'ultimo fiore rimasto mi fa un cenno. Torco il gambo, liberandolo dalle sue radici abbarbicate, accarezzando il suo ultimo momento gioioso tra le mie dita. Ma a quale scopo ho evocato questa gioia? Perché ora, quando guardo in ogni direzione, il campo, un tempo prosperoso davanti a me, non è altro che una distesa arida. Ecco così, Sayori. Come posso dirglielo? Sono sicura che sia un problema mio, ma per me è impossibile prenderti sul serio quando parli in quel modo. Sei cattivo, sì è cattivo, cattivissimo, ridiglielo Sayori, è malefico. Guarda che mi ci sto impegnando, eppure tanto. Ah, lo so, intendevo dire solo che è un bel cambiamento rispetto ai tuoi modi carini. Ah, non dire così, è imbarazzante, ma credo significhi che sto facendo un buon lavoro. Sì, penso di sì. Ah, sono così elettrizzata, il festival sarà divertentissimo. Sayori gira di nuovo su se stessa nel corridoio. Ehi, Giocherina, quest'aula è vuota, iniziamo la missione. La missione, eh? È passato molto tempo dall'ultima volta che io e Sayori siamo stati insieme, ma in fin dei conti non è cambiata per niente. Non è nient'altro che una sfera di luce solare che attira vibrazioni positive dal mondo che la circonda. È una sensazione abbastanza nostalgica per me. Mentre gli anni passavano, ho iniziato a rintanarmi in camera mia sempre più spesso. Per questo andare all'avventura con Sayori mi suscita una sensazione speciale che avevo ormai dimenticato di avere in me. Entriamo nell'aula. Sayori si dirige verso il ripostiglio mentre io la seguo. Vediamo cosa abbiamo qui. Pastelli! Sayori tira fuori dallo scaffale una scatola piena di pastelli. Sono anche della marca migliore, anche se sono un tantino sporchi. Sayori inizia a tirar fuori vari pastelli dalla scatola leggendo i nomi dei colori. Bene, una cosa in meno. Non distrarti, dobbiamo ancora trovare... Aspetta, sto cercando il mio colore preferito. E va bene, nemmeno spostati così posso cercare la carta per i poster. Ah, ne ho fatto cadere uno per sbaglio. Aia! Sayori chinandosi sbatte la fronte contro lo scaffale. Oh. Cade sul pavimento e tutti i pastelli le cadono in grembo. Ai 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 ai, stai bene. La mia fronte. Sayori si mette le mani sulla fronte. Accidenti, Sayori, sei sempre la solita, eh? Dai, fammi vedere. Dato che Sayori è seduta sul pavimento, la reggo per la vita e la tiro fuori dal ripostiglio. Sposta le mani, Sayori. Ma mi fa male, ci vorrà un secondo. Ui 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 ui. Sayori lascia andare lentamente la presa.
Sposta delicatamente la sua frangia da un lato. Ahi, scusa! Ha una grossa macchia rossa al centro della fronte. In più sta iniziando a formarsi un bernoccolo. Minchia, è andata proprio forte, eh? Cavolo, si gonfierà! Dovrei trovarti del ghiaccio. Giocherina, ma dove posso trovare del ghiaccio a quest'ora? Ah, penso che una bevanda fredda potrebbe funzionare. Non devi, non è poi così male sembrare un unicorno. Anche se sul suo volto ha una smorfia di dolore, Sayori fa una battuta scema. Ah, ma che dici? Torno subito, ok? Ok. Le do una pacca sulla spalla e corro fuori nel corridoio. Localizzo il distributore più vicino. Cosa dovrei prendere? Non che sia importante, dato che le servirà più come borsare il ghiaccio che come bevanda. Ma so che Sayori piace il succo di mela, quindi prendo quello. In un batter d'occhio sono già ritornato nell'aula dove avevo lasciato Sayori. Tiene una mano sulla fronte mentre usa l'altra per riporre goffamente i pastelli nella scatola. Per fortuna ero già nel posto sbagliato prima che li facessi finire per terra. Ecco qua, Sayori. Le porgo la bottiglia di succo di mela. Oh, è bella fredda. Sayori apre il tappo e inizia a bere dalla bottiglia. Sayori, ma che fai? È per la tua fronte, cretina. Ah, scusa, mi sono dimenticata. Quanto è stata forte la botta che hai preso. Sayori appoggia la bottiglia contro il suo bernoccolo. Fa male. Resisti. Presto ti sentirei meglio. A quanto pare hai rimesso a posto la maggior parte dei pastelli, ottimo. Ehi, giocherina. Non ti ricorda un po' la nostra infanzia? Eh? Che vuoi dire? Ricordi quando giocavamo spesso all'aria aperta? Cercavo sempre di rimanere al tuo passo. Ma in un certo senso eri noncurante del fatto che spesso rimanessi indietro o facessi fatica ad arrampicarmi come facevi tu. No stronzo, fin da piccolo! E assodato! In più, quando a volte provavo a fare cose di cui non ero capace, finivo per farmi male. Cadevo, mi graffiavo, mi facevo un bernoccolo e iniziavo a piangere a dirotto. E tu correvi sempre da me, più fretta che potevi. Provavi di tutto per farmi smettere di piangere. Sembrava quasi che ti sentissi in colpa e avessi paura di finire nei guai se qualcuno l'avesse scoperto, anche se in realtà non era colpa tua. Dici davvero? Sì, non ti ricordi. Ora che ci penso, credo di ricordarmi qualcosa. Immagino che fossi così preso dai miei giochi da non prestarti attenzione a sufficienza. Un figlio di una grandissima... Quindi possiamo dire che fosse colpa mia. Esatto. E più o meno così anche questa volta. Se non ti avessi messo fretta, probabilmente non avresti sbattuto la testa. Giocherina, non penso che tu te ne sia accorto, ma pensi sempre agli altri. Ma dove? Anche dopo tutti questi anni. Corri sempre da me per aiutarmi. Anche se è colpa mia che sono un po' maldestra. Sei proprio un tesoro. Non chiamarmi così e non faccio questo tipo di cose di continuo. È solo che quando si tratta di te mi viene naturale. Agisco senza pensarci e ti tratto in questo modo. Credo sia quello che succede quando si è amici da così tanto tempo. Davvero. Forse hai ragione, giocherina. Sono contenta che nulla sia cambiato tra di noi. Pensi che sarà così per sempre? Per sempre. In tutta onestà, non possiamo sapere cosa succederà quando andremo all'università o dopo. Quindi non sarebbe corretto fare promesse che non posso mantenere. Tuttavia, beh, lo spero. È già passato tanto tempo, giusto? Non riesco a immaginarti cambiare, quindi lo spero davvero. Sono proprio felice. Sayori ha un'espressione bizzarra nei suoi occhi. Restiamo in silenzio per un momento. All'apparenza è così sciocca e maldestra che quando la vedo riflettere in questo modo, preferisco non disturbarla. Credo sia il momento di tornare. Non voglio far preoccupare Monica. Buona fortuna. Vedrà comunque la tua fronte. Non se lo nascondo sotto la frangia. Sayori si alza in piedi di botto. Ah! Si mette di nuovo le mani sulla fronte. Non devi alzarti così di scatto dopo che ti sei fatta male. Ahi, beh, credo che sia troppo tardi ormai. Andiamo comunque. Seguo Sayori fuori dall'aula. Sayori giochicchia con la frangia provando a nascondere il bernoccolo, ma senza successo. Poco dopo torniamo all'aula del club. Ah, siete tornati! Ottimo tempismo! Stavamo giusto iniziando a scambiarci le poesie. Sayori, la tua fronte! Sta bene, non preoccuparti. Stavo giocando con i pastelli e ho sbattuto la fronte contro lo scaffale. Beh, ad ogni modo, sei riuscita a trovare ciò di cui abbiamo bisogno? Ho tutto qui con... Sayori si guarda attorno freneticamente. Mi sono dimenticata tutto di là! Calmati, Sayori, ho tutto qui. Ho trovato anche la carta per i poster. Sembra che alla fine sia stato tu a fare tutto il lavoro, giocherina.
Ah beh, Sayori, non riesco a inventarmi una scusa per Sayori. L'ho resa un'avventura. Sì, proprio così. Ah, ok, in ogni caso buon lavoro. Stasera inizierò a mettermi al lavoro sui poster. Anch'io. Ok ragazzi, siamo pronti a scambiarci le poesie? Immagino di dover andare a prendere la mia. Dopo essermi assicurato che la scatola di pastelli fosse chiusa per bene, torno al mio posto. Ok ragazzi, allora salverò qui la partita perché purtroppo oggi il mio tempo a disposizione è finito. Però, insomma, giocando adesso ragazzi, dopo insomma aver scoperto di cosa soffre Sayori, penso faccia ancora più male. Faccia ancora più male leggere certe sue frasi e sapere cosa si nasconde dietro quella maschera di falsa felicità che indossa e... Penso faccia ancora più male, ve lo giuro che non è facile. Perlomeno per me, ragazzi, sapete il motivo? È dura e che dire? Sarà interessante davvero rigiocare questo gioco sapendo già insomma certe cose. Ovviamente si vive la cosa in maniera totalmente diversa, quindi penso che questa seconda esperienza di gioco sarà altrettanto interessante. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E buon a tutti ragazzi, la giocherina. Ciao.